Tiro Libero rientra con la consueta programmazione dallo studio e ospite della 22esima puntata sarà l'ala centro della Giorgio Tesi Group, Michel Poletti, uno dei giocatori che ha avuto il più alto rendimento della stagione fino ad oggi e che è prontissimo ad affrontare la gara di domenica al Pala Carrara contro Piacenza. Bisogna di fare punti in tutte e tre le partite che mancano, quindi a partire da questa sarà fondamentale appunto vincere per continuare a provare ad andare dentro le prime otto. Una squadra che ha avuto un andamento up and down, molto dipeso anche dal Covid. Sicuramente tutto diverso, il Covid è stato un imprevisto che hanno avuto in tanti, ma insomma che nessuno sapeva esattamente come affrontare, e quindi credo che questo abbia creato una stagione per molti di up and down, per noi sicuramente tantissimo. Per te personalmente, sia fuori sia dentro il campo, quali sono state le difficoltà maggiori? Ma fuori dal campo è la non possibilità, la non libertà di fare le cose che faccio di solito, quindi poter girare, visitare posti, andare a casa insomma regolarmente, ecco, questo è stata sicuramente la cosa più complicata. In campo chiaramente trovare un livello di forma accettabile dopo l'inizio ad handicap e mantenerlo nonostante il calendario fosse molto disomogeneo, quindi tante partite in poco tempo o pochissime partite in tanto tempo, per cui è tutta un'esperienza nuova e questo sicuramente ti porta ad imparare delle cose ma anche a scontrarti con alcune cose. Quindi obiettivo comunque oggi playoff? Obiettivo playoff, assolutamente. Siamo qui che possiamo raggiungerlo e quindi perché no?